A 40 giorni dalla partenza dell'assessore regionale all'istruzione Donna Zan, eletta all'Europarlamento, non è ancora stato nominato un sostituto e gli studenti non ci stanno. Per questo la rete degli studenti medi del Veneto e l'Unione degli universitari di Venezia, Verona e Padova hanno messo in scena una protesta davanti al Consiglio regionale. Siamo davanti al Consiglio regionale con un cartonato, perché è l'unica cosa che questa regione ci dà, è l'unico interlocutore che in questo momento la popolazione studentesca può avere. Dobbiamo giocare a indovina chi sarà il prossimo assessore, che siano i problemi di caro libri, che siano i problemi di trasporti, che siano i problemi di caro scuola università o i problemi di residenzialità e le borse di studio ancora vacanti e non assegnate agli studenti, abbiamo un'intera popolazione studentesca lasciata sola da questa regione e dietro alle belle parole di Zaia si nasconde semplicemente una responsabilità politica che parla di vicinanza alle famiglie, ma è più interessata ai giochi di poteri interno al palazzo. Sul tavolo tornano questioni note, dal problema delle borse di studio alla necessità di interventi di edilizia scolastica, progetti didattici, residenzialità universitaria. Ci auguriamo che il futuro assessore possa non essere all'altezza della Donna Zan, ma non possiamo avere particolari speranze di fronte alla maggioranza regionale che antepone i suoi giochi di palazzo e i suoi litigi al benessere del diritto allo studio degli studenti. Sulla questione è intervenuta anche Vanessa Camani, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, che giudica opportuna la manifestazione di protesta degli studenti. Nel pieno caos delle nomine di docenti e presidi, ha dichiarato, la paralisi nella scelta del nuovo assessore regionale all'istruzione dimostra la noncuranza del governo veneto di centrodestra nei confronti di questo settore essenziale per la crescita dei nostri giovani.